Iniziamo oggi con la prima puntata questa nuova rubrica realizzata in collaborazione con i parchi dell'Emilia Centrale. Parchi da gustare, il tipico di qualità. E cosa c'è di più tipico dell'Alto Appennino del Mirtillo? Siamo andati a scoprire. Per mirtillo nero si intende la specie Vaccinium mirtillus, che cresce allo stato spontaneo tra i 500 e i 2220 metri di altitudine nel territorio del Parco del Frignano. I frutti sono bacche subsferiche dalle dimensioni del diametro di circa 6-8 mm. La parte esterna è di colore nero-bluastro, ricoperta di pruina. Il colore della polpa è rosso-bluastra e tingente. Il sapore caratteristico, gradevole, di tipo agrodolce, leggermente astringente. La maturazione dei frutti avviene tra luglio e settembre nel Parco del Frignano. È in vigore un regolamento che stabilisce tempi e modi di raccolta. Oltre che fresco, il mirtillo nero viene impiegato per preparare deliziose confetture, sciroppi, succhi e liquori. Grazie alle sue innumerevoli proprietà, il mirtillo, oltre che in cucina, può essere utilizzato in vari ambiti, come per esempio in quello fitocosmetico, per la presenza nelle sue bacche di acidi organici, tannini, pectine, e in oftalmologia per la sua ricchezza di antociani. Il mirtillo nero dell'Appennino modenese è una denominazione del marchio Tradizioni e Sapori di Modena. A proposito di mirtillo, per scoprire cosa si può realizzare con questo prodotto tipico dei parchi dell'Emilia Centrale, siamo andati a Fanano, all'azienda Irodi. All'interno del parco qui nell'Emilia Centrale troviamo l'azienda agricola Irodi, un'azienda che esiste da tanto e vive dei prodotti della terra. Sì, noi è 20 anni ormai che siamo qua, abbiamo iniziato la coltivazione dei frutti di bosco bio e poi abbiamo inserito la raccolta dei mirtilli, del nostro mirtillo spontaneo sul quale comunque è all'interno di questo parco dove viene raccolto dai raccoglitori con permessi regolari. E poi arrivano giù che noi facciamo la parte della trasformazione, che vuol dire arrivano con le foglie, così abbiamo la macchina che pulisce, vengono puliti per poi fare le marmellate, i succhi e l'estratto. Che il nostro mirtillo, non dimentichiamo che l'Università di Modena ha fatto anni di ricerca su questo prodotto, sono io che dico il mirtillo è di qualità ottima, ma si può anche dimostrare con queste ricerche sia che sono stati fatti sia sul frutto che sulla pianta, però è un prodotto eccellente. Noi cerchiamo in tutte le maniere di non rovinarlo, perché la nostra idea è sempre stata la qualità del prodotto, poco ma buono, come si dice. Noi facciamo, come ho detto, le confetture, facciamo anche un estratto che vendiamo online in tutta Italia, non solo l'estratto, comunque è un prodotto molto ricercato, l'estratto che si usa per usare le proprietà del mirtillo è facile in questa maniera qua, o sono col frutto fresco che noi vendiamo, che uno bisogna mangiarne tanto di mirtillo e quello poco al giorno si può congelare, si congela, tutti i giorni si prende dei pugni. Poi chi viene qua ci insegniamo anche come fare la confettura, come fare il liquore, il mirtillino, che è un po' un altro effetto di quello dell'estratto. L'estratto fa bene per la circolazione, ma il mirtillino magari in una serata, un bel digestivo, ti dà un po' di allegria, ti tira un po' su. Ecco, con la trasformazione realizzate tantissime cose che hanno ottenuto anche il marchio di qualità dei parchi dell'Emilia Centrale, quindi riconosciuto. Credo che il marchio non è solo il mirtillo, ma è anche come gestisci l'azienda. Noi cerchiamo in tutte le maniere di mantenere, tipo abbiamo l'acqua piovana che la raccogliamo perché per noi l'acqua è importante. Anche nell'impianto nuovo abbiamo cercato di raccogliere l'acqua o farla differenziata. Non è che si è sempre bravi, ma anche il riutilizzo dei prodotti,
come tipo di scarto, come facciamo quando facciamo la marmellata di amarene, che recuperiamo i noccioli e facciamo i cuscini, insomma, per dire. Tutto nel rispetto più totale possibile dell'ambiente che ci circonda. Certo, ma è quello che ci dà. Noi siamo un pezzo di un puzzle che è l'ambiente, noi siamo all'interno di questo e dobbiamo fare la nostra parte, come chiediamo a altri di appoggiarci in questa parte qua, perché non ci va bene se uno passa e quando va a casa, che è stato qua in vacanza, e butta il sacco dell'immondizia giù. No, l'ambiente lo dobbiamo tenere non solo per noi, come diciamo sempre, ma anche per i figli, ma comunque sì, è importante. E l'azienda agricola Irodi da qualche tempo si sta aprendo anche a tutto quello che è il discorso turistico del parco, ma non solo, di Fanano, dei comuni vicini, coinvolgendo gli alberghi, coinvolgendo anche le altre realtà commerciali o industriali della zona. Sì, io penso che la montagna sicuramente è una zona svantaggiata, come dicono, non sempre. E poi, secondo me, ci riusciamo a rimanere in montagna se ci mettiamo insieme. Io da quando ho iniziato abbiamo capito, non solo io, parlo nel senso che l'ambiente e da dove veniamo è quella la nostra forza. Io posso andare anche a una fiera importante, portare giù i mirtilli, ma la più parte della gente pensa che sia quello coltivato. Io faccio fatica a spiegare da dove viene, dall'interno di un parco che viene raccolto da diverse persone e che fatica fanno anche a raccoglierlo e così. Questo non lo riesco a dire. Allora se le persone vengono qua, dobbiamo stare tutti insieme e spiegare com'è sta cosa, perché abbiamo un prodotto che è eccezionale, ma ci aiuterà anche nel turismo. E quello che vogliamo fare, e adesso è 20 anni, come ho detto, che ci siamo, vogliamo un po' modificare, ampliare il discorso di fattoria didattica che abbiamo fatto sempre, accettando o lavorando di più con gruppi di turisti, organizzati magari col consorzio degli albergatori, di collaborare con loro, con chiunque vuole stare insieme a noi. Per cui non è, cioè è immaginabile che un turista, un gruppo di turisti degli alberghi qua di Fanano, della zona, possano venire qua e imparare da Helen come si fa la marmellata di mirtillo. Certo, in più diamo una degustazione dei prodotti, sicuramente, come sempre, si fa anche degustare, perché parlare si fa anche presto, ormai giorno d'oggi tutti parlano, voglio anche dei fatti, perché non solo parlare. Per scoprire di più sul marchio di qualità dei parchi Emilia Centrale, vi ricordo che potete visitare il sito internet www.parchiemiliacentrale.it. La prossima settimana, mercoledì prossimo, una nuova puntata di questa rubrica ci porterà a scoprire un altro prodotto tipico dei nostri parchi.